Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Conto su di te, il nostro contenitore informativo che vi porta nel mondo della finanza, degli investimenti, della banca più in generale, in collaborazione con UbiBanca. Allora, questa settimana ho ben due ospiti a parlare con me di questi contenuti e sono Adolfo Andrioli e Marco Del Ferraro. Ecco, buonasera e buonasera. Bentrovati. Buonasera. Allora, in questa puntata parleremo di un mondo che per Arezzo è assolutamente, insomma, un mondo molto affine, perché parliamo di oro, questo settore così importante, fondamentale ovviamente per l'economia aretina, che sicuramente vive alti e bassi, ma che conta come sempre, insomma, sull'export, che invece ha sempre valori molto positivi. Dati che sono stati peraltro diffusi recentemente nella ultima edizione di Gold Italy, parleremo anche di questo. Ma iniziamo invece con Andrioli, con, diciamo, un discorso un po' più generale, più introduttivo, parlando, insomma, di questa importante eredità che in questo settore voi state, insomma, raccogliendo. Ecco, come si vuol posizionare UBI proprio in questo settore, e rivolgendosi ovviamente alle aziende orafe, non solo aretine, perché non ci sono soltanto, certo, ad Arezzo, certo, ovviamente. Bene, quindi tre aspetti importanti da considerare. Quindi il primo, eredità. Il secondo è professionalità e unicità. Questi tre aspetti, uniti alla peculiarità di fare banca per bene di UBI, rappresentano, diciamo, la perfetta combinazione per la crescita e lo sviluppo di questo business. Possiamo vederli, quindi abbiamo citato eredità della precedente esperienza di Banca Etruria, storica, consolidata nel business dell'oro. A questo, logicamente, come conseguenza si aggiunge la professionalità. Tenete presente, come sanno nel contesto aretino, che sin dai primi anni 70 sono stati ideati, sviluppati prodotti a sostegno delle aziende orafe del contesto, quindi, e del contesto aretino. Inoltre si è evoluta l'offerta di prodotti da partire dagli anni 2000, è cresciuta l'offerta anche di prodotti destinati agli investitori, quindi agli investitori privati, con dei prodotti ad hoc. E poi, diciamo, unicità, unici sul territorio nazionale ad offrire un'offerta completa che spazia dalle imprese orafe, quindi sino ad arrivare ai privati, quindi alle necessità di diversificare i propri investimenti. Ecco, è una unicità che sicuramente, insomma, quella della carta aretina, dell'esperienza aretina, che UBI potrà spendere, insomma, su tutto il territorio nazionale, e di questo, insomma, da aretina, devo dire, ne sono anche orgogliosa. Ecco, veniamo a Gold Italy, insomma, una presenza importante, tra poco sentiremo anche la voce di Luca Scassellati. Per voi era la prima volta a questa, diciamo, fiera autunnale, no? della gioielleria italiana. Allora, UbiBanca, bisogna sempre dire che il tema fondamentale che bisogna sempre portare avanti è l'eredità. L'eredità è un'importante eredità che non poteva essere continuata con quelli che sono i prodotti più importanti che hanno fatto del tessuto orafe aretino il distretto più importante d'Italia. Quindi i prodotti che UbiBanca ha ereditato e che ha continuato ad offrire ai propri clienti, sia il distretto di Arezzo sia altri distretti, sono praticamente quelli che conoscono gli orafi aretini. Quindi in particolare il prestito d'uso a lungo, che è un prodotto che gli orafi conoscono bene, è una forma di lungo periodo in cui la banca si funge da prestatore di oro che rimane nell'azienda per un lungo periodo di tempo, dai prodotti più in questo momento più richiesti, che sono le forme a breve. Nell'ambito delle forme a breve troviamo il prestito d'uso a breve e il postergato. Sono due forme che si assomigliano, però sono due forme importanti perché danno la possibilità al cliente di pagare esclusivamente gli oneri finanziari per il periodo e per lo stretto periodo in cui l'oro viene utilizzato. Ecco, tutti prodotti che sicuramente, insomma, avrete raccontato alle tante aziende presenti a Gold Italy. Una scelta importante quella di essere, appunto, presenti in questa fiera con il marchio di UBI, come ci racconta Luca Scassellati. Ecco, perché sostenere Gold Italy? Perché essere presenti a questa fiera?
Beh, noi di UbiBank abbiamo ereditato una tradizione nel settore assolutamente importante, abbiamo un know-how che mettiamo a disposizione delle aziende orafe e quindi fondamentalmente siamo portatori di questo tipo di esperienze del corso proprio nell'ambito della gestione del metallo, dell'oro, e quindi non potevamo anche non sostenere un evento come Gold in Italy, che di fatto in qualche modo dà la possibilità alle nostre aziende di esporre i loro manufatti, che sono assolutamente di pregio. Ci sono dei distretti che appunto anche UBI stessa, insomma, con tutte le sue sedi copre, perché qui si parla di tutti i distretti orafi italiani, e la fiera fa una scelta, quella di portare proprio le produzioni solo italiane. Beh, di fatto chiaramente noi avevamo un'esperienza tipicamente aretina, abbiamo esteso questa esperienza a tutto il territorio nazionale a seguito appunto dell'acquisizione di UBI. Questo know-how diventa in qualche modo condiviso con le altre zone, anche se noi un po', in qualche modo, facciamo un po' il tifo per il distretto orafo aretino, chiaramente. Ecco, allora, entriamo un pochino più nel dettaglio rispetto a quelli che sono appunto i servizi, un po' ce lo diceva prima appunto dell'intervista di Scarsellati, rivolti in questo caso proprio specificatamente alle aziende. Allora, innanzitutto vorrei iniziare da quelli che sono i prodotti più richiesti in questo periodo, che sono le forme a breve termine, il prestito d'uso a breve termine e il postergato. Il prestito d'uso a breve termine sono operazioni in cui l'azienda richiede oro e praticamente con l'impegno di chiudere quell'operazione entro un massimo di 90 giorni. C'è comunque la possibilità per questa richiesta di chiedere un'ulteriore proroga, una proroga di un massimo 90 giorni. Quindi questa operazione, questa richiesta di utilizzo non può superare i 180 giorni. La cosa particolare e da tenere in considerazione è che questa operazione può essere chiusa anche parzialmente. Perché? Perché noi ci siamo interrogati sul fatto che questa operazione possa finanziare un'operazione che l'azienda ora fa nei confronti del cliente estero. Quindi il cliente estero a volte non chiude l'intera operazione, ma ne chiude soltanto una parte. A questo punto la banca UbiBanca dà la possibilità all'azienda orafa di chiudere la stessa medesima parte in quantità che l'arabo o l'operatore estero ha chiuso con l'azienda senza orafa. Senza avere problematiche. Senza avere problematiche di rischio oscillazione di cambio. Queste sono le due le forme, il prestito d'uso a breve e il postergato, che sono due forme a breve, che hanno la stessa durata, che hanno la stessa modalità di proroga. Il tema è che la prima, ossia il prestito d'uso, che gli aretini conoscono bene, ha la natura di prestito, quindi oltre che essere chiuso con l'acquisto, può essere chiuso anche con la restituzione del metallo. Viceversa invece il postergato può essere chiuso soltanto con l'acquisto. Perché? Perché il postergato è una particolare forma di vendita. Okay. Io vendo al cliente, ma quello che è il prezzo definitivo il cliente me lo deve praticamente chiudere nell'arco di 90 giorni. Ecco, questo. Insomma, sono, diciamo, delle tante possibilità, perché poi purtroppo, come poi sentiremo adesso dalla voce di Giordana Giordini, il mercato è soggetto a dei cambiamenti importanti che esatto. Sicuramente non dipendono dal settore orafo, ma soprattutto dalle condizioni geopolitiche a cui questo settore si riferisce, perché come dicevamo in apertura conta tantissimo sull'export. Credo che il mercato interno, insomma, ce lo confermerete anche voi, è purtroppo ancora molto fermo. E allora ci sentiamo Giordana Giordini per Federorafi. Ovviamente abbiamo cercato di capire con lei, un'intervista telefonica perché l'abbiamo proprio trovata all'estero, qual è il giudizio, insomma, della categoria, dell'inserimento appunto di UbiBanca in questo settore così importante che è quello dell'oro. Velocemente si sono reinseriti appunto nel distretto, cercando di appoggiare le aziende orafe che, come purtroppo sappiamo, attraversano momenti difficili, perché comunque siamo sempre a combattere con diverse situazioni che sono al di là della nostra capacità organizzativa, quindi aspetti geopolitici, oscillazione di cambi di valute e anche oscillazione del prezzo dell'oro. Però ecco, loro si sono inseriti abbastanza bene, molto velocemente, cercando di appoggiare le aziende e di dargli la possibilità appunto anche di crescere, perché si sono, io almeno da
da quello che ho sentito sono andati azienda per azienda per capire dove chiaramente potevano aiutare, e mi è sembrato insomma un atteggiamento molto positivo. Certamente ci sono delle situazioni via via, soprattutto nel settore orafo, che sono da affrontare, e cerchiamo appunto insieme di valutarle. Ora per esempio abbiamo avuto e abbiamo tuttora il problema del pagamento delle fatture da Dubai in contanti, e quindi ci siamo trovati e ci troviamo purtroppo ancora senza averlo risolto, a dover affrontare questo problema di versare queste grosse cifre di denaro in banca, e chiaramente sappiamo per la legge dell'antiriciclaggio una serie di problematiche che è complesso. Però ecco, io personalmente a livello appunto come Confindustria mi sono relazionata diverse volte con i capi di UbiBanca, e stiamo cercando di intraprendere un cammino, stiamo dialogando, quindi ecco, li trovo molto diciamo vicini e sempre pronti a risolvere dei problemi, ecco, quindi diciamo che sono abbastanza contenta della presenza di UbiBanca. Allora, abbiamo sentito Giordana Giordini, intanto posso chiedervi un'opinione? Cosa ne pensate? Noi, insomma, c'è una grande apertura, no? Mi pare. C'è una grande apertura, siamo contenti di riscuotere questo feedback, queste note positive dagli imprenditori, perché ce la stiamo mettendo tutta, però i giudici è i nostri clienti, certo. Quindi quando i nostri clienti sono contenti, noi siamo contenti. Allora, veniamo al settore dei privati, no? Pensando sempre comunque, se volete, anche a loro, ma insomma ai servizi che vengono offerti, appunto in questo caso, al cliente privato. Ecco, questa qui è una grossa soddisfazione per UbiBanca. Perché? Perché UbiBanca è l'unica banca che offre determinati servizi, ha un catalogo prodotti oro destinati al segmento privati. Per noi è un segmento che ci sta dando molta soddisfazione, perché la clientela che si rivolge al bene rifugio è sempre di più, soprattutto in questo momento in cui c'è qualche incertezza sui mercati. Il bene rifugio viene visto come esattamente l'ancora di salvataggio, quello che prima non riuscivo a vedere adesso vedo. Quindi è stato un po' riscoperto? Diciamo che in questo momento è stato riscoperto, perché quando le cose vanno bene magari il privato non vede il bene rifugio come effettivamente la natura lo vuole. In questo momento è un qualcosa che sta per essere riscoperto. I prodotti sono praticamente, il nostro prodotto per eccellenza è il deposito oro vero. Il deposito oro vero è un prodotto che coniuga all'acquisto dell'oro la custodia dell'oro che il cliente ha acquistato all'interno del caveau di UbiBanca. Questo è un acquisto con cui il cliente non deve pensare a nulla, perché UbiBanca è controparte diretta del cliente sia nella fase di acquisto ma anche nella fase di vendita. Perché? Perché UbiBanca garantisce l'oro che in realtà custodisce. Quindi questo per un cliente che vuole acquistare oro, la cosa più importante è la liquidabilità immediata. E noi stiamo vedendo che una nostra caratteristica del prodotto che i clienti apprezzano maggiormente è quello di avere sempre lì a disposizione una controparte che riacquista in qualunque momento l'oro che hanno acquistato. Quindi insomma una sicurezza maggiore forse, ecco, rispetto a tante altre forme insomma di investimento, no? Questo mi sembra di capire, che poi è quello che uno chiede quando viene a bussare, diciamo, alla porta di una banca. Allora, chiudiamo questa nostra puntata dedicata a loro. Sono pochi minuti, lo so, ma insomma avrete modo poi all'interno ovviamente degli sportelli di Ubi di chiedere qualcosina in più, con diciamo un concetto che mi sembra di capire, che è quello di fare banca per bene. Ecco, allora, come si fa banca? Sì, abbiamo parlato quindi di fare banca per bene come peculiarità. UbiBanca, per accogliere questo nuovo business, ha prestato la massima attenzione dal punto di vista dei processi operativi, della normativa interna, questo per estenderlo a tutta la propria rete e quindi consentire anche attraverso la formazione adeguata, precisa e specialistica ai propri dipendenti di poter
diciamo, offrire il prodotto oro sia alle aziende che ai privati nei migliori nei modi. Questo perché è una garanzia, diciamo, per la crescita e il successo appunto del business. Bene, io vi ringrazio davvero per essere stati con noi in questo contenitore che si chiama appunto Conto su di te e già, insomma, nel suo titolo richiama alla fiducia, oltre che al conto corrente che è un po' quello che è il tratto distintivo, insomma, quando si pensa ad una banca. Quindi vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie.